diretta dalla Goldspan Experience Area. Come vedete di fianco a me un ospite davvero speciale, si tratta di, vabbè, io potrei anche non dirlo il nome, potrei farlo dire agli altri, però in borghese ora, per cui diciamo, esatto, ancora per poco, perché tra un po' ti vedremo scendere in campo, aprirai la 50. Esatto, per cui con noi il primaviere graduato Giulia Martinengo Marchè, benvenuta. Grazie, ciao a tutti. Ciao, allora tu sei reduce, prima di parlare di Verona, ovviamente qui le persone vogliono sapere Verona, però facciamo un attimo un recap, perché sei reduce da una stagione estiva davvero stellare a Valencia, a Grimaud, hai ottenuto risultati davvero brillanti. Come sta andando questo periodo di vita? Allora, devo dire sta andando bene, i cavalli hanno saltato molto bene, come hai ricordato, a Valence, a Saint-Tropez, a Grimaud. Hanno avuto giustamente un paio di settimane di riposo dopo quei concorsi e eccoci qui a Verona nella speranza di essere all'altezza. Esatto, come ricordavamo prima, tu aprirai le danze della 50 insieme a Scuderia 19-18 Calle Deluxe, ma quali altri cavalli hai portato e dove hai deciso un po' di schierarli? Insieme a Calle c'è anche Scuderia 19-18 Quick and Easy, oggi tocca a lei la gara più grossa, domani con ogni probabilità invertirò le cose, ovvero lei salterà la 50 e lui salterà la grossa. E sorge spontanea la domanda domenica? Gran premio. Gran allora, premio. Devo dire, arriviamo sorge lì. Spontanea, ma come dire, con la possibilità che cambi idea, perché giustamente i programmi si fanno per poterli anche disfare e ripensarci su, è altamente probabile che io decida di non saltare il Gran Premio. I Cali hanno fatto entrambi una stagione intensa, la loro prima vera stagione di alto livello. Il Gran Premio di Verona è un Gran Premio impegnativo. Vorrei finire la stagione senza esagerare, avere troppe pretese su di loro. L'anno prossimo sarà un anno impegnativo e avrei voglia di avere nella mia testa di non aver esagerato, guardarmi indietro e sapere che ho fatto le cose giuste. Il Gran Premio di domenica di Verona è un Gran Premio che è sempre stato storicamente impegnativo, challenging, e credo che possa essere una buona idea quest'anno far parte del pubblico. Benissimo, quindi ci lasciamo con i puntini di sospensione riguardo, esatto, a domenica. Esatto. Tutto può essere. Io appunto ti volevo chiedere anche qualcosa riguardo i tuoi cavalli giovani, perché sappiamo che questi sono i tuoi cavalli di punta che abbiamo visto in quest'anno brillante per voi, però insieme a Stefano porti avanti ormai da un po' la SGH Stable, la vostra scuderia, e avete anche dei giovani veramente promettenti. Sì, la nostra scuderia ha sempre funzionato così, siamo sempre partiti dai cavalli giovani, tutti i cavalli che ho montato a più alto livello nella mia vita sportiva sono sempre stati dei cavalli scelti e selezionati da giovani, quindi il nostro modus operandi è quello e si rinnova negli anni, quindi sì, abbiamo un gruppo molto cospicuo di cavalli tra i 4 e i 7 anni, del quale mi occupo insieme certamente al resto del team, che mi dà una mano immensa nel lavoro, e quindi sì, mi occupo anche di quelli. E il vostro, diciamo, metodo di lavoro prevede cavalli, quindi dai 4 anni in poi, che scegliete a quell'età oppure li allevate proprio? È un misto, nel senso che ci siamo ritrovati ad allevare più per diletto e passione che per un progetto scientifico eccetera, però avendo avuto delle femmine straordinarie, atletica, Verdin, Pop Lady Dell, è nata chiaramente spontanea la cosa di metterle in razza tra virgolette, sono adesso in gara i primi prodotti che hanno 4 e 5 anni e devo come dire sono? Siamo rimetteremo questa domanda e un'eventuale risposta e giudizio tra qualche anno, ma sicuramente ecco, sono dei cavalli che mi piacciono. Mi piacciono ecco, cosa molto. Guardi in un cavallo di 4 anni?
Allora, qualunque cavallo di qualunque età ci deve trasmettere qualcosa, quindi se parlo dell'allevamento chiaramente sono tentativi di accoppiamento, così con una logica di quello che ti piace, delle caratteristiche che aveva la cavalla del caso che magari ritieni conoscere così bene, poi insomma c'è quel margine di fortuna quando fai un allevamento che non è un allevamento di numeri ma semplicemente da appassionati di piccolissimi numeri. Quando invece provo un cavallo è chiaro che a patto che ci siano, come dire, delle piccole conferme date da piccole o grandi, date da video e risultati, chiaro che più si va giù con l'età e meno queste informazioni sono grandi. Il cavallo deve sempre dire qualcosa, quindi quando li provo deve scattare una scintilla, insomma un feeling positivo che ti fa dire sì, con questo cavallo vorrei fare una parte del mio cammino. Diciamo il tasto che fa scattare qualcosa è quando ti siedi sul cavallo. Senza dubbio, dovessi fermarmi ai video probabilmente avrei lasciato stare i cavalli che invece mi sono piaciuti di più quando li ho montati, viceversa. Ecco, parlavi prima proprio di atletica. Io mi ricordo una delle nostre prime interviste, noi ci siamo sentite e mi raccontavi del ritiro di atletica e in più avevi preso un periodo di pausa, era arrivata Bianca. Oggi Bianca è già una amazzone agguerrita sui campi gara, ma io volevo sapere tu che mamma sei. Ti scatta l'ansia? No, devo dire che come mamma sono tale quale come sono nella vita, quindi... Mamma mi piace... spettatrice? Sì, totalmente. Ho la fortuna di avere mia cognata, ovvero la compagna di mio fratello Riccardo, Raffaella Caropreso, che ha una scuola pony, quindi il più possibile la lascio gestire a lei. Non voglio interferire più che tanto, mi fa un immenso piacere vedere che si diverte, ma la strada è lunga e sarà lei a decidere il da farsi. Scegli tu i cavalli? Sceglie mia cognata, che è la cosa migliore. Mi ha dato due pony straordinari e voglio dire, sa fare meglio di me questo mestiere. E lei è super appassionata? Ma devo dire sì, è appassionata. Poi è talmente prematuro che non è stupido che io spenda delle parole. Mi piace vederla in scuderia, mi piace chiaramente condividere con lei e con Stefano questa una passione, ma sono anche consapevole che sono talmente tanti i dati che si devono mettere insieme che insomma non mi stupirei se andasse avanti, non mi stupirei se si fermasse. Se ti dicesse domani vado a fare arrampicata, certo. Esattamente. E andrebbe bene così. Non si fa questo sport se non altamente appassionati e motivati. Lo so talmente bene che non le auguro di ritrovarsi a farlo, perché lo faccio io, insomma. Indubbiamente, bellissime parole. Giulia, noi ti lasciamo andare a prepararti per Grazie. La gara, sarai la prima a partire. Come ti sembra un po' questa edizione? Hai avuto modo? Essere qui è sempre bellissimo, è sempre un meraviglioso concorso, è il concorso indoor di casa, quindi è sempre un onore rappresentare la componente italiana qui. E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, grazie mille per essere Grazie. Stata con noi. Grazie. Grazie, ciao.